Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Skyhaven, un gioco in uscita il 25 di novembre. Io lo sto provando qualche giorno prima l'uscita, infatti non so dirvi ancora il prezzo. So dirvi però che è un gioco che uscirà in Early Access e magari potrà venire in inganno le immagini che vedete sia qui che su Steam e vi faranno pensare ad un gioco chissà di che tipo, di aerei, insomma, di amministrazione dovete fare. No, si amministrano aeroporti per i 100 anni del volo. In pratica dal 1916 fino ai giorni nostri. Nell'early access, che non si sa quanto durerà, dipende un po' dai feedback che gli sviluppatori riceveranno e dallo sviluppo in sé, l'early access comprende dal 1916 al 1970, quindi gli aerei, la costruzione di aeroporti, la ricerca e tutti i servizi che gli aeroporti forniscono, quindi il checkout piuttosto che il rifornimento di carburante, il trasporto merci e così via. Il gioco ha una grossissima pecca, non ha un tutorial, quindi cerchiamo, vi faccio vedere un pochino quello che ho scoperto provandolo un pochino adesso, ma non pretendo di insegnarvelo, anzi farvi vedere com'è, magari poi siete interessati e valuterete anche in base al prezzo. Il primo passo al cielo. Persone di tutto il mondo stanno guardando, cercando nuove vie per usare i nuovi elementi a beneficio dell'umanità. La posta e i trasporti rapidi non sono mai stati inviati così velocemente. Viaggiatori, coraggiosi e persone eccentriche provano nuove vie di trasporto. Certamente gli aerei non possono competere con navi e treni. Siamo nel 1916, quindi abbiamo aerei ad elica piccola, molti trasporti di posta e carichi via aerea e passeggeri, insomma, con una Rich Audience, insomma, gente di un certo livello, presumo. Comunque, qua abbiamo una mail con le nuove aggiunte, quindi quello che non è più compatibile con i vecchi save. Il gioco consiglia infatti qua di salvare spesso. Abbiamo l'area del nostro aeroporto. Il gioco è grezzo ancora per quanto riguarda le funzioni, perché come vedete non c'è nulla, assolutamente nulla. Qua in basso a sinistra vedete il giorno, vedete l'anno, vedete l'evoluzione del giorno, insomma l'alba, il giorno, il tramonto, insomma la notte, e avete anche gli aerei. Quello che dovete fare ora è, qua in alto poi vabbè, c'è la fama che non c'è ancora. I soldi, la forza lavoro. La forza lavoro serve, da quello che ho scoperto, a accettare dei contratti, cioè praticamente vi calcola, voi potete sostenere un certo tipo di lavoro e oltre no, il numero di passeggeri, il numero di aerei e il numero di operazioni permesse al momento, che sono due. Andiamo a costruire delle strade. Allora, abbiamo la Grass Road, che è una sorta di strada normalissima. Dopodiché possiamo andare a piazzare questo, che è praticamente una sorta di intersezione tra una pista e una strada. Quindi potete ruotare, vedete, potete agganciare, così potete fare manovra. Ed è una sorta di arrivo, diciamo, per gli aerei, dove parcheggiano e scaricano. Poi col tasto R potete ruotare la pista. Io in pista metterei questa. Alla pista abbiniamo due vie d'uscita, la strip d'uscita, una qui e una qui. Quindi gli aerei arrivano e a quel punto con la taxiway andiamo a, facendo una strada veramente storta, a farli uscire e per farli arrivare qua. Dopodiché continuiamo la costruzione della nostra strada, qui, dove andremo a piazzare gli edifici. Gli edifici sono questi: l'ufficio, manutenzione, la piazzo qui. E poi due edifici, il barrel stock, che ci ho messo un po' a capire, ma è la stazione di rifornimento, e la cargo storage, che la piazziamo qui. A questo punto il gioco non ci spiega assolutamente nulla, quindi però andrete a capire che qua non è linkato questa rampa, penso sia una pista, questa pista non è linkata assolutamente a nulla, cioè un aereo arriva, esce, arriva qui, parcheggia, e poi che cavolo deve fare? Allora, questa la connetteremo alla fuel station, che è questa. E la connetteremo al cargo terminal, che è questo. Quindi a questo punto chiunque arrivi qui sa che se deve fare rifornimento può andare qui, se deve consegnare della merce o caricare della merce deve andare qua. C'è un altro problema, c'è il simbolo di una macchina. Quindi su ogni edificio potete vedere due posti di carico, insomma, e cliccando qui potete vedere i veicoli.
possiamo acquistarli. Manutenzione ha un costo, ha una capacità di carico, acquistiamone uno. A questo punto abbiamo acquistato il veicolo per il cargo. Ora lo facciamo anche per il fuel storage. Quindi acquistiamo, possiamo aumentare anche i numeri spendendo, di parcheggio. Però al momento ne teniamo uno solo. Ok, abbiamo comprato il parcheggio anche per il secondo. E ora è tutto a posto. Allora, io qua onestamente non ho ancora capito benissimo il gioco come funziona. Però qua abbiamo il pannello della ricerca, dove praticamente andando a spendere dei punti di ricerca possiamo andare a ricercare un sacco di cose. Il controllo del traffico aereo, possiamo rinforzare i moli, insomma, vabbè, i moli di carico, insomma, li chiamo così. La logistica dei barili avanzata, che poi ci andrà a potenziare la pompa di carburante, piuttosto che gli autisti che possono andare più lontano e così via. C'è veramente... veramente tanto, e non sembra assolutamente banale come gioco, perché guardate anche il sistema di pulizia, i taxi, la stazione meteorologica, l'acqua, il trattamento dei rifiuti, cioè veramente... poi non è finita, perché abbiamo visto solo, e qui dal 1980 in poi le diagnosi elettriche, insomma, diventerà fighissimo come gioco. E parte in modo molto umile questo gioco e portare in inganno. Abbiamo il servizio dei passeggeri, quindi l'ospitalità, quindi dove si sta, la sala d'attesa, insomma, gli snack, il catering sugli aerei. So perché tutti questi aerei qui vecchissimi mi ricordano il film con Paolo Villaggio sull'aereo, con la buca sull'aereo che coprono con un giornale. Le scale mobili nel senso che si possono spostare, intendo quello. Il trasporto dei bagagli. E così via, andando ad aumentare sempre di più fino ai bus, il catering dove producono i pasti. Mamma mia, quanta roba. Fino a qua, poi si andrà avanti. Il personale, eccolo lì. Il personale, guardate, sempre un botto di roba. Personale che viene addestrato. Vedete qua che cosa vuol dire. Quanto ci richiede, insomma, a ricercarlo. Il trasporto, la guida più efficiente dei carri da trasporto, insomma, i trolley per trasportare i barili, quindi metterci ancora meno tempo, il toolkit, quindi i tipi di tool per riparare gli aerei, la facility per poter far riposare il nostro personale, le istruzioni per rifornire, cioè le macchine elettrificate, l'assistenza insomma di imbarco, le costruzioni, questo è l'asfalto, lo stand, le varie piste, c'è cioè veramente di tutto anche qui. E per concludere l'office works, cioè praticamente la mobilia d'ufficio, la pianificazione degli aerei. Perché vi spiego adesso, io non sono esperto di questo gioco, infatti è un primissimo sguardo questo, quello che è il gioco. Vi dico che praticamente noi all'inizio non abbiamo aerei, non abbiamo nulla, ma accettiamo un lavoro, insomma, che ci danno, e possiamo andare qua sul cargo office. Dovrebbe essere possibile accettare dei lavori. Adesso vediamo se si può fare un contratto. Non ricordo dove, ma dovrebbe essere possibile anche... No, qua possiamo pianificare i viaggi. No, non mi ricordo più onestamente dove si potevano accettare... Beh, qua la pista è adatta solo a sia partenza che arrivi. Ma c'è la possibilità, non mi ricordo più dove, di poter Open Cargo Management, di accettare dei contratti, eccoli qua. Dei contratti dove da vari fornitori, insomma, firmiamo il contratto, e quindi a quel punto abbiamo firmato un contratto di trasporto. Per questo caso andiamo qui e vedete che abbiamo questo aereo che ha bisogno di fuel. Ci pagherà tasse per questa operazione, pagheremo 38, ma guadagneremo 95. Quindi a questo punto noi diamo il permesso di atterrare a questo tizio, che arriverà a breve, spero.
Dovrebbe arrivare in tempi brevi. E qua vedete che intanto è occupata la pista. Mi dice che è occupata, quindi non, avendo una sola pista posso accettare solo un aereo. Quindi vediamo, iniziamo a vedere l'arrivo di questo. Perché qua comunque non me lo fa fare. La rampa lo chiama, penso sia la pista, e dice che è occupata. Adesso io ce l'ho. Ok, vedete che è atterrato, adesso prenderà l'uscita. Poi non so cosa succede se glielo metto troppo vicino. Comunque, sì, ma in effetti è troppo vicino perché non ce l'ha fatta. Vedete che arriva in fondo, fa il giro e poi prende la taxiway ed esce. No? No? O che probabilmente ha già fatto tutto? No, è che evidentemente ho fatto qualcosa di sbagliato io perché lui è arrivato da questa. Ma non poteva uscire qui, ma doveva per forza arrivare qua. Quindi è arrivato in fondo, ha fatto il giro, ha preso questa taxiway ed è uscito di qua. Infatti, qua si fermerà e farà quello che deve fare. Adesso, questo qui deve fare il rifornimento. Infatti, vedete che è già arrivato il carretto, il Busing Zoo 560, e sta rifornendo di carburante l'aereo. Infatti, vedete che. E qua andiamo a guadagnare i primi soldi. Il problema è che in questo momento, fino a quando l'aereo non riparte, abbiamo la pista occupata, quindi bisogna. Ora, l'aereo parte, vediamo se ce la fa o se deve prenderla in corsa, per dire che la pista è lunghissima, cioè no, no, devi proprio prenderla tutta la pista, eh? Vabbè, in questo caso possiamo già accettare un altro. Ok, è partito. Molto bravo. Possiamo andare a prenderne un altro. Questo ha bisogno di carburante? No, io direi che andiamo a fare questo, che ha 3 di cargo. Quindi accettiamo l'arrivo, acceleriamo il tempo e vediamo quando arriva. Ok, eccolo lì. È arrivato. Dovrà fare il giro dell'oca probabilmente perché come l'altro non è uscito qui, infatti c'è un errore di progettazione, devo mettere un'altra piazzola anche qui, anche da questa, ma lo faremo. Ok, è arrivato e adesso arriverà l'altro mezzo, quello del. Ah no, beh, il fuel lo stanno facendo. Però deve anche scaricare, infatti possiamo andare a vedere che sta scaricando il carico. Dovrà caricarne dell'altro dopo, a parte che non abbiamo nulla però al momento. Ok, qua è andato e depositano 3 di carico. Carico, abbiamo una capacità massima di 300, quindi ho fatto quello. Finiamo il rifornimento e l'aereo dovrebbe aver finito. L'aereo ha finito. Ora cosa deve fare? Deve caricare il cargo. Cioè il cargo noi da dove lo prendiamo non ne ho minimamente idea, però lo stiamo caricando. Vedete che poi tutte le ricerche che andiamo a fare sono fondamentali perché ci velocizzano tutte queste operazioni. Ma calcolate che quello che abbiamo visto finora non ha assolutamente niente a che vedere con quello che è un aeroporto come lo conosciamo noi, cioè questo sembra è un aeroporto cargo. Quindi andremo a fare ricerca, andremo a Resource Management, sì, vabbè. Andremo a fare ricerca di anche solo un edificio, insomma, qualcosa per migliorare un pochino i servizi. E l'air traffic control la ricerchiamo, ci servirà un giorno e qualcosa. E a questo punto, una volta che avremo completato la ricerca, adesso vedremo salire la barra della ricerca. Infatti, vedete che sta salendo, ci metterà una vita, metterà un giorno. Vedete che anche a velocità elevata non succede granché. Fino ad allora, fino a quando non avremo comunque un giro, la possibilità di pianificare bene gli aerei, gli atterraggi, insomma, gestire bene la nostra pista, a parte che per farlo avremo bisogno della torre di controllo che stiamo ricercando, però fino adesso non abbiamo visto praticamente nulla, cioè il gioco è già intrigante così com'è, come ve l'ho fatto vedere. Graficamente è un low poly, come Ocean Caster potrà confermarmi, spero. Però non abbiamo visto nulla ed è fighissima sta cosa perché è già interessante fare questo e il gioco potrebbe tranquillamente finire qui e dire gioco semplicissimo, cioè, insomma, ministri questo. No, è solo l'inizio che maschera tutto quello che si nasconde dietro il gioco con questo, con
tutto questo che è i passeggeri, tutto quello che è il personale, le costruzioni e l'office works. Quindi, insomma, questo è Sky Haven. Fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!